La pallavolo europei di volley femminili attesa per la semifinale di domani sera che metterà di fronte Italia e Olanda, diretta su Rai 3 alle ore 20. Sempre domani debutto all'europeo della nazionale maschile guidata dal nuovo CT Fefè De Giorgi, Marco Fantasia e Maurizio Colantoni. Due obiettivi sono già stati raggiunti. Prima di tutto la qualificazione ai mondiali dell'anno prossimo. Non c'erano grandi dubbi, ma dopo i quarti abbiamo la certezza di esserci. E poi abbiamo sfatato finalmente il tabù dei quarti di finale, che troppo spesso si sono rivelati insormontabili per le nostre rappresentative. La tentazione di guardare ancora più avanti c'è. L'Olanda è formazione rispettabile, ma alla portata, soprattutto alla portata dell'Italia vista contro la Russia, e che è stata semplicemente ingiocabile per le nostre avversarie. Sì, oggi è stata una bella partita, secondo me un po' frutto del fatto che non abbiamo visto in campo la migliore Russia di questo europeo, ma anche perché siamo state brave noi in battuta a metterle sotto pressione. Le scorie della delusione olimpica sembrano finalmente smaltite. La squadra ha ritrovato piena fiducia e, pur con tutte le cautele del caso, sbircia già dall'altra parte del tabellone, dove Serbia e Turchia si sfideranno per un posto in finale. Un match che si prospetta equilibrato. Le serbe, padrone di casa a Belgrado, hanno i favori del pronostico, ma contro la Francia hanno impiegato un set per svegliarsi e travolgere le avversarie, mostrando qualche limite. Quanto al team di Guidetti, doti tecniche ed entusiasmo potranno supplire al gap per rendere la partita estremamente interessante. Presto ne sapremo di più con le dirette previste tra Rai Sport e Rai 3. Azzurra in campo alle 20. L'emozione dell'esordio all'europeo, un nuovo ciclo che riparte, una nazionale molto giovane allenata per la prima volta da Fefè De Giorgi. L'Italia aprirà il suo percorso contro la Bielorussia sulla carta, una sfida semplice. Per noi non esistono gli avversari di livello inferiore e quello superiore, esistiamo noi che stiamo cercando di crearci un nostro spazio e ogni partita, ogni possibilità che abbiamo è un'occasione per conquistarcelo, per andare a prendercelo. Noi non abbiamo una grande storia come squadra, questa squadra, quindi tutto quello che facciamo ce lo dobbiamo prendere in ogni partita, e questo deve essere importante anche non pensare al livello dell'avversario, perché a parte che non ce lo possiamo permettere, ma poi non ha un senso per chi vuole costruire qualcosa di buono giorno dopo giorno. Spirito giusto, valori, compattezza del gruppo. Ma che Italia sarà? Sappiamo che, voglio dire, siamo realisti, non è che ci sentiamo i più forti del mondo, ma sappiamo che abbiamo ragazzi che hanno qualità, hanno voglia di mettersi, e quindi quello dobbiamo mettere lì.